Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un video molto molto importante, molto interessante e vi consiglio, se non vi piace come faccio i video io, comunque di informarvi su prodottini del genere anche da altre parti e il perché un prodotto del genere può salvare la vita. Parliamo di un rilevatore di monossido di carbonio. Lo vediamo dopo la sigla. Allora, io ci sono arrivato dopo un po' di anni. Pur avendo tutti gli impianti a norma, sia per quanto riguarda la ventilazione in casa e per quanto riguarda lo scarico del termocamino, comunque in casa c'è sempre il rischio, se si hanno delle fiamme libere, come può essere appunto il termocamino, un camino, una caldaia GPL soprattutto, che vi sia un malfunzionamento nello scarico, nell'evacuazione dei fumi e non ci sia il giusto ricambio di aria in casa, ecco a quel punto si può formare il monossido di carbonio. Allora io leggo adesso, per non sbagliare, dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Vi spiego brevemente cos'è il monossido di carbonio e perché è un gas killer, bisogna fare attenzione perché si muore di questa cosa qua. Allora, monossido di carbonio è un gas inodore, incolore, non provoca irritazione e provoca la morte quasi immediata di chiunque lo respiri, quindi è un gas veramente subdolo. Intanto apriamo la confezione e vi faccio vedere cosa c'è e poi continuiamo a parlare. È un gas prodotto dalla combustione emesso dai motori a benzina, fornelli, stufe, generatori, lampade a gas, qualunque cosa che bruci carbone o legno e aggiungo io anche GPL, le vecchie caldaie GPL, quelle che sono dentro casa, quelle sono micidiali, anche le stufe a legna, se mal funzionanti, sono micidiali. E continuo dicendo che l'accumulo di monossido di carbonio in spazi chiusi e quindi non areati a norma può provocare la morte per avvelenamento di persone e animali presenti. Allora, questo rilevatore qua, io qui l'ho acquistato su Amazon, non me l'hanno regalato, costa una trentina di euro, ha una doppia funzione, ce ne sono anche a meno se cercate soltanto un rilevatore di monossido di carbonio. Questa ha la doppia funzione, ha due sensori all'interno, fa sia monossido di carbonio che fumo in caso di incendio. Quindi ha un sensore elettrochimico per quanto riguarda il monossido di carbonio e un sensore a infrarossi per quanto riguarda il fumo derivato da eventuale combustione, quindi se va a fuoco qualcosa, insomma. È molto piccolo, lo si attacca al muro. Adesso vi spiego anche come andrebbe collegato al muro e viene alimentato con tre batterie AA stilo non fornite in dotazione. Ci sono le istruzioni anche in italiano. Allora, il monossido di carbonio, mi concentro su quello soprattutto. Questo rilevatore comincia a suonare quando la concentrazione in casa supera i 300 ppm. Allora, io adesso ho trovato qui un sito dove mi dà le varie concentrazioni nei quali comincia a essere veramente pericoloso. Allora, 30 ppm è una concentrazione sul posto di lavoro durante una giornata di 8 ore. Vi lascio il link qui in descrizione per approfondire l'argomento. 200 ppm genera già un leggero mal di testa entro 2-3 ore e 400 ppm il mal di testa nella parte frontale entro 1-2 ore si diffonde. Ora, questo rilevatore qui sulle istruzioni mi dice che rileva da 300 ppm, sulle descrizioni invece di Amazon parte da 100 ppm, quindi io scriverò al produttore e chiederò conferma. Allora, aggiornamento dell'ultima ora, proprio poche ore prima di pubblicare l'articolo, il produttore mi ha risposto ed ha corretto l'errore dei ppm su Amazon, quindi confermo, sono 300 ppm per l'attivazione del sensore. Allora, detto questo, monto le batterie e facciamo la fase di test. Non c'è nulla da settare, c'è soltanto un pulsante. In base alla pressione che gli si dà, adesso ci darà il tipo di test. E sul display vengono rilevati i ppm per quanto riguarda appunto il monossido di carbonio. Ora io sono in zona aperta, la rilevazione del ppm la faremo poi quando siamo in casa. Ok, ho inserito le batterie, non ho fatto in tempo ad accendere la telecamera. Allora, una volta inserite le batterie c'è un beep e lui parte col conteggio di 120-120 secondi per resettare e per cominciare a elaborare quanto gli sta intorno. Ora siamo ancora nella fase appunto di conteggio. Sul display, oltre alla quantità in ppm del monossido di carbonio rilevato, indicherà ovviamente anche lo stato della batteria che è da cambiare. Allora, come funziona il sensore? Intanto questo rilevatore qui, come tutti i rilevatori, visto che all'interno ha un sensore elettrochimico per il monossido di carbonio, ha una durata garantita di 10 anni, dopodiché, a prescindere che funzioni o meno, il sensore va buttato, se ne deve comprare un altro. Quindi dopo 10 anni non è più affidabile. Le batterie ovviamente vanno cambiate mano a mano che il display ci indicherà lo stato di carica. Adesso proviamo il test. Nel frattempo vi parlo della posizione ideale, secondo il produttore, di come va installato in casa. Allora, va installato
a circa un metro dal soffitto perché il gas del monossido di carbonio è più leggero dell'aria, quindi tende a salire. Una volta installato, non si tocca più. Se si installa sotto i 6 metri di altezza, lui opera in una superficie di circa 60 metri quadri. Ecco, una volta che ha finito il conteggio alla rovescia, lui è attivo e operativo al 100%. Proviamo il test. Ecco, allora vedete, ha terminato. Le prime informazioni sul display sono per quanto riguarda il CO, il monossido di carbonio, e abbiamo 0, perché sono all'aperto. Ecco qua, ppm, 0 ppm. Poi abbiamo il dB su m, che è la quantità di fumo che lui rileva, che è 0 anche quello ovviamente. Il rumore è veramente forte, eh? Dà fastidio alle orecchie, non so se l'avete sentito, se lo ha ripreso anche il microfono nel quale sto registrando. Basta, non bisogna fare niente. I LED verdi si accendono una volta ogni 35 secondi per far vedere che lui funziona. Ora sono all'aperto, come vi dicevo, e non lo vedete. Una volta che rileva l'allarme, oltre al suono ci sono anche i LED rossi che si accendono. Andiamo in casa e vediamo se riusciamo a ingannarlo con una fonte di monossido di carbonio. Prima di andare, vi dico soltanto che in dotazione ci sono anche due tassellini con due viti. Io però, onestamente, userò del biadesivo di qualità e lo attacco al muro col biadesivo, non mi va di forare. Il primo test lo farò semplicemente con la prova fumi. Vedete, ho acceso un po' di carta. Ora io mi metto vicino. Lui tra un po' sicuramente sentirà il fumo e si accenderà. Eccolo lì. Guardate, mi misura intanto anche il monossido di carbonio. 110, 128. Ah, guardate, sono contento perché è partito anche col monossido. Avevo fatto altri test prima e non riuscivo ad arrivare a 300. Probabilmente non ci arriveremo neanche adesso perché ho la canna fumaria che tira molto. Quindi lui prima. Ecco, questo intanto è il fumo, vedete, 65. Ecco qua. Perfetto. Mi sposto che lo faccio spegnere. Ecco qua, l'ho spento io manualmente perché dopo un po' dà fastidio, eh? Ora lo facciamo un attimo riposare, lui scende piano piano e l'allarme è partito con il fumo, non con il monossido di carbonio. Come vi dicevo, l'ho provato per un pomeriggio prima di fare questo test e io qua dentro a 300 ppm non ci arrivo anche volendo. Ho provato anche a accendere solo dei legnetti, ho provato a togliere un po' l'aria, non c'è verso. Il camino tira e quindi non va, per fortuna. Vedete, a un certo punto lui si spegne, l'allarme è rientrato nei limiti operativi. Allora, come range di temperatura lui lavora fino a 50 gradi, dopodiché ovviamente, eccolo, si è acceso, 66, spero che si veda, 93, 118, 139, 158. 173, 185, 202. Dicevo, lui lavora fino a 50 gradi, poi ovviamente non va più bene, si danneggiano i sensori all'interno, quindi io tra un po' lo tolgo. 207. Allora sì, confermo, questo dovrebbe partire a 300 ppm per quanto riguarda il CO2. Quindi 300 ppm, secondo la tabella che vi ho fatto vedere prima, siamo già a un livello in cui comincia a far male la testa. In quel caso ovviamente bisogna poi chiamare un tecnico e far analizzare le cause che hanno portato alla fuoriuscita del monossido di carbonio. Allora dai, termino qui il test. Scusate se ho fatto questa seconda parte della ripresa con lo smartphone, ma era importante metterlo alla prova e il posto migliore dove farlo era qui nel camino, quindi mi sono ritrovato così e così l'ho fatto, dai. Allora, costa una trentina di euro. Allora, vi lascio il link in descrizione per le caratteristiche tecniche, ce ne sono i vari modelli, i vari costi. Quelli puri che fanno soltanto rilevazione di monossido di carbonio costano intorno ai 20 euro. Comunque è una spesa alla portata di tutti per la sicurezza che riesce a dare. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato più che altro utile. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Lasciate un like, condividete il video e iscrivetevi al canale. Ci vediamo la settimana prossima.